Mister, buonasera. 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 Oggi si commentava soprattutto il numero di reti subite, in gran parte nella prima frazione di gioco, nella ripresa mi pare di capire che insomma con qualche cambio la squadra ha reagito meglio, però forse era arrivato, questa reazione è arrivata un po' troppo tardi. Sì, sicuramente abbiamo fatto molto male nel primo tempo, dove abbiamo subito 4 reti, da cui 3 sul calcio d'angolo e 1 sul rigore. Non sono abituato a subire tutti questi gol, anzi avevamo subito 4 gol in 8 partite, le prime 8 tra Coppa e Campionato. Sì. Abbiamo subito 4 in un tempo, cosa che per me è molto anomala. Sì. C'è stato anche in occasione del primo gol, cioè Giovanni che si era infortunato, stavamo facendo il cambio, quindi eravamo anche in 10 perché riuscire. Vediamo se ci sente lo gozzo. Forse la parte della pista. Diceva mister che questa parte non l'abbiamo sentita. Diceva c'è stato un infortunio su Sor Giovanni. Di Sor Giovanni stavate facendo il cambio, uno dei gol. Si stava quasi avvicinando, aveva già chiesto il cambio, noi stavamo preparando il cambio. Lui da fermo in un rimpallo, loro hanno fatto il primo gol. Sì. Dopodiché abbiamo subito altri 2 gol. 3 gol, sì, 2 di calcio d'angolo sul rigore, ma non si possono subire in 3 calcio d'angolo 3 gol. Sì. È una cosa che non si vede, è comunque una cosa che noi lavoriamo tutta la settimana, quindi vuol dire che dobbiamo lavorare di più e dobbiamo migliorare. Poi nel secondo tempo c'è stata una grossa reazione da parte nostra, abbiamo fatto i 2 gol, abbiamo accorciato, abbiamo sfiorato il 3° gol. Nel nostro migliore momento, in un altro calcio d'angolo, abbiamo subito il 5° gol, abbiamo fatto subito il 5-3, abbiamo preso la traversa sul 5-3, però poi la partita era ormai chiusa, quindi sì, non c'è stato proprio il tempo. Dobbiamo lavorare tanto, soprattutto per recuperare tantissimi infortunati. Io non so che sta succedendo, non ho idea, è una cosa che ci perseguita, io non so nemmeno cosa dire. Però dobbiamo recuperare solo gli infortunati e poi speriamo che prima o poi possiamo fare anche noi la partita con tutti disponibili, senza essere costretti a mettere la formazione con gli 11 che abbiamo, diciamo. Infortuni per scontri di gioco o preparazione, insomma, che chiaramente può pure pesare. Alcuni traumatici, alcuni per problemi tendinei, altri per problemi muscolari, quindi diciamo che la casistica è varia, quindi non è, ma poi dopo la settimana che abbiamo avuto noi, dove abbiamo sinceramente anche lavorato poco, visto che abbiamo fatto la Coppa, non c'è stato nemmeno un sovraccarico, diciamo, muscolare di sa che cose. Però il problema è che ora dobbiamo ricompattarci, continuare ad allenarsi come stiamo facendo, dobbiamo andare a fare punti nelle prossime partite, perché ora il campionato entra nel vivo. Volevamo fare sinceramente oggi una buona partita, secondo me nell'impostazione era anche giusta, poi abbiamo fatto tanti errori individuali dal punto di vista tecnico che ci hanno penalizzato. Vincenzo, buonasera mister. Vabbè, in porta di Certi, Lisano? Sì. Volevo dirle, però insomma, 7 punti per la squadra come che è una matricola, insomma, è importante per voi, no? A prescindere dalla partita di oggi, ecco, che può capitare in un campionato, chiaramente, perché poi magari è nel risultato, nel numero dei gol, no, subiti, che fa un po' demoralizzante la cosa, ecco. Però insomma io credo che il campionato vostro sarà questo, nel senso che sarete sempre lì per cercare di fare un campionato, come dice lei, almeno di centro classifica. Sì, ma noi in realtà volevamo fare oggi, secondo me si poteva fare salto di qualità, riuscendo a vincere oggi si poteva, ecco, ancora non è detto nulla, però non è ancora, diciamo, siamo all'inizio del campionato. L'appetito viene mangiato, dai mister. L'appetito viene mangiando, logicamente, è chiaro, no? Esatto, io volevo quello dalla squadra, volevamo sì vincere per
stare più tranquilli per giocarsi le partite un pochino più tranquille. Questo non significa nulla, perché dico, le squadre di eccellenza, noi siamo una matricola, ci sono tante squadre molto preparate. Quella di oggi era, a mio avviso, è la migliore squadra che ho visto per modo di giocare, per modo di stare in campo, per calciatori, per impostazione tattica. Però, ma noi lo sapevamo, ma non è una sconfitta sinceramente che ci preoccupa, e forse più i vari errori individuali che ci sono stati, ma quelli per fortuna sono tutti, diciamo, che si possono correggere, e quindi secondo me ancora il campionato lungo, e noi prima cosa, come ho sempre detto, dobbiamo fare quei 40 punti per ottenere il prima possibile la salvezza e poi cercare di dare il meglio di noi con estrema tranquillità.